Notte del Duca, notte davvero per tutti, il centro storico d'Urbino affollatissimo di tutte le tipologie di persone, dai ragazzini fino agli adulti, gli anziani che hanno girato a rincorrere le tante iniziative che c'erano, dalla musica alla poesia, alle storie, di tutto praticamente. Francesca Crespini, presidente dell'ARS Urbino Ducale, una serata davvero riuscita, possiamo dirlo? Sì, senza dubbio, siamo qui, è mezzanotte e mezza, la piazza ancora Duca Federico è piena di gente e sono molto soddisfatta, devo dire, già dal pomeriggio e anche da ieri all'apertura c'è stato un flusso continuo di gente, sempre in crescendo, e questa sera in piazza quasi non si riesce ad attraversare appunto la piazza e tutti i laboratori sono stracolmi di persone, tutti gli spettacoli sono stati veramente subissati di gente, dalla gente, quindi cioè, veramente il bilancio è positivo, ogni anno questa è una festa in crescita che ogni anno aggiusta il tiro, quest'anno siamo stati più attenti anche a tutto l'addobbo e la preparazione, proprio la segnaletica, abbiamo messo segnali di legno con scritte adeguate e quindi insomma le porte con queste belle balaustre. Stiamo crescendo anche proprio sotto l'aspetto dell'allestimento, che è importante per una città come Urbino, così suggestiva, cerchiamo di ricreare degli spazi come quello poi del quartiere rinascimentale, che questa sera ha dato via 300 costumi, quindi è un record, dentro pullulava proprio di persone. Molti li abbiamo visti impazziti anche per questa caccia al tesoro, corrono i partecipanti a cercare gli indizi, a prenderli dagli incappucciati. Sì, è stata questa veramente un'idea di Tiziano Mancini con l'aiuto di Katia Petrolati, geniale, è una novità assoluta di questa festa del Duca e con ventagli, perché questa sera la nottata è caldissima, si vedono ragazze che corrono tutte impegnate appunto in tutti gli angoli d'Urbino a trovare questi incappucciati. È una formula che ripeteremo sicuramente anche il prossimo anno con questa collaborazione con Urbinoir, e quindi già stiamo lavorando sul giallo del prossimo anno. La 30ª festa del Duca di Urbino si chiude con un grande trionfo, un momento davvero spettacolare e anche molto prezioso per la storia di Urbino. Federico diventa Duca. Quasi una storia, una favola importante per noi, che però è stata rivissuta con grande precisione come sempre e ricostruita da Rosanna Cipriani Saltarelli, che cura queste rievocazioni per la festa del Duca. Un corteo quest'anno davvero eccezionale ha fatto il suo ingresso in piazza Duca Federico. Questa era una rievocazione alla quale tenevamo molto, perché è stato il momento, diciamo, nel quale i Montefeltro hanno veramente raggiunto l'apice che poi è durato fino a tutto il periodo di Guidobaldo, dopodiché secondo me è incominciata la decadenza, anche perché Francesco Maria I della Rovere è stato costretto a portare la signoria a Pesaro, essendo lui signore anche di Senigallia. Quindi il momento veramente importante per questa famiglia è stato l'arrivo di Federico al soglio ducale, ed è stato questo gesto del Papa Sisto IV che lo ha voluto duca, con tutti i vincoli che ovviamente c'erano quella volta, perché questo lo sappiamo, che c'erano sempre delle contropartite. Però, senza ombra di dubbio, è stato il momento più importante per il Montefeltro. I momenti più importanti di questo conferimento, di questo passaggio del titolo di Federico, quali sono in questa rievocazione storica? Il momento importante è stato quando noi abbiamo, con una logistica diciamo particolare, facendo una grossa forzatura storica, abbiamo ricostruito una stanza ricostruendo allora San Pietro, quindi una stanza privata, e per noi è stato il palco, e lì è stata fatta l'investitura come realmente avvenne, dandogli la berretta ducale, il giuramento sul Vangelo e tutte le altre cose che avete visto. Ecco, quello è stato una ricerca minuziosa, veramente fatta una ricerca storica, perché veramente avvenne questo. Dopodiché lui fu portato in trionfo per la città di Roma, addirittura era accompagnato da 2000 cavalieri, insomma c'era una dovizia di personaggi. L'unica cosa, e questa io non l'ho potuta dire, ma la dico agli spettatori di Tele 2000, perché è particolarissima,
Chi ha visto lo spettacolo ha notato che Federico si è seduto vicino ai cardinali e questo scandalizzò il clero romano, perché quel posto era un onore che spettava solo ai re di case regnanti e Federico era semplicemente un duca.